Prego. Come vi dicevo, Papa Francesco ha scritto un documento qualche anno fa, l'Evangelii Gaudium, che diciamo è la magna carta del suo papato, del suo pontificato, ma soprattutto è la strada che indica alla Chiesa per vivere e annunciare il Vangelo. Fino a quegli anni c'era questo slogan che era quello: annunciare il Vangelo in un mondo che cambia. Un documento della Chiesa, in modo particolare della Conferenza Episcopale Italiana, che mirava e indicava al Popolo Santo di Dio, ai suoi ministri, ai catechisti, ai formatori, di annunciare il Vangelo in un mondo che cambia. Guardiamoci un attimo intorno: realmente c'è un mondo che è cambiato? Papa Francesco dice che non è semplicemente un cambiamento di un'epoca, da un'epoca passiamo ad un'altra epoca, dal 2000 siamo entrati nel post-2000. Ma è un vero e proprio cambiamento epocale. C'è un cambiamento che tocca tutti i settori della vita dell'uomo. Non soltanto quindi un cambiamento di tempo, ma un cambiamento di stile, di mentalità, un cambiamento di vita. E proprio perché l'annuncio di Cristo è un annuncio che si lascia toccare, si lascia vedere, ce lo ricordava il Vangelo proprio di ieri: guardate, toccate, ascoltate, sono io il vivente. Ecco che in questa dinamica di cambiamento, di rinnovamento e di presenza viva del Cristo risorto, possiamo comprendere quello che il nostro autore Maurizio Scorza ci presenta come una bella notizia. Non possiamo comprendere questa bella notizia, non possiamo vivere, comprendere, ascoltare e poi testimoniare questa notizia se non abbiamo dinanzi a noi questo cambiamento di prospettiva, cambiamento vitale della vita di ciascuno di noi, penso lo stile, i valori, quelle verità che magari erano care ai nostri. Don Mario oggi festeggia i suoi anni di ordinazione, rispetto ai miei che sono di 5 anni, c'è un cambiamento radicale anche della mentalità di vedere e vivere la pastorale, perché i tempi sono cambiati, ma è cambiato proprio anche un po' il paradigma dell'uomo. Allora, ecco che nasce la prima domanda che voglio proporre a Maurizio come anche Siamo provocazione subito. per iniziare questo nostro dialogo di presentazione del testo, per dire cosa intendi tu fin dai primi righi, fin dalle prime pagine, questo cambiamento. Dove ci sono due parole che possono sembrare un po' tecniche, relativismo, nichilismo, assenza di verità in un cambiamento. Che cosa significa tutto questo? Grazie Don Bartolo, grazie Don Mario per questa occasione che mi date di presentare questo mio lavoro, che grazie a tutti voi per la presenza qui questa sera. Rispondo subito alla domanda. In effetti l'uomo di oggi pensa di aver fatto chissà quali grandi progressi, di essere diventato così emancipato da paradigmi del passato, da categorie di un tempo, però in effetti se riflettiamo siamo avvinti ancora oggi dal nichilismo e dal relativismo. Quindi nichilismo significa non esiste nulla, nulla, non c'è nulla, non c'è Dio, non c'è nulla. Oppure relativismo è invece, grazie, è invece ognuno si fa la sua verità. Pensate che questi due concetti sono concetti filosofici che risalgono a 2600 anni fa, con due filosofi, Protagora e Gorgia. Siamo nel VI secolo avanti Cristo. Quindi l'uomo di oggi che pensa di essersi emancipato, di essere ipertecnologico, di essere moderno, eccetera, in effetti è tornato al pensiero di due filosofi presocratici, che erano anche filosofi minori, guardati anche con sospetto dagli altri filosofi. Non siamo ai vertici della filosofia come Platone e Aristotele, che invece concepivano l'esistenza di Dio. E quindi oggi ci troviamo in questo tempo in cui l'uomo pensa di essere ipermoderno e invece alla fine dei conti è tornato al passato, ad un passato anche minoritario, perché come anche scrivo nel libro in una parte, accennando un po' ai progressi della scienza, oggi la vera scienza ci conferma nella fede in un Dio, in un creatore, in una mente che ha pensato tutto questo e che ha pensato a noi. E quindi siamo in una prospettiva purtroppo di pregiudizio,
Perché questo? Perché, come dico proprio nelle prime pagine del libro, viviamo quella che io ho definito agnosia spirituale. Agnosia dal latino significa mancanza di conoscenza delle cose dello spirito. Non si vive più la vita spirituale, la vita interiore, viviamo una vita tutta estroflessa, tutta rivolta all'esterno, ci buttiamo, ci gettiamo sugli idoli del mondo, come faceva anche Sant'Agostino, no? Cercava Dio fuori di sé e diceva: io mi gettavo sulle tue creature che non esisterebbero nemmeno senza di te. Quando Sant'Agostino incontra Dio? Quando rientra in se stesso e fa questo viaggio che purtroppo l'uomo moderno, ipermoderno, non intende fare. Se non fa questo viaggio, non incontrerà mai la verità. Non ci siamo organizzati con Don Maurizio, quindi non c'è stato nessun dibattito precedente. Non gli ho detto: Don Maurizio, vedete che ti faccio queste domande. All'autore di solito si chiede come nasce questo testo, ma prima di farti questa domanda, mi interessava davvero presentare dinanzi a noi questa dinamica di cambiamento, queste verità che ognuno di noi si crea a modo suo dal chiacchiericcio e dal modo di pensare personale, smarrendo poi quella che è la vera verità, che per noi cristiani è l'annuncio che nasce dal Vangelo, perché in quell'annuncio c'è una presenza fisica, reale, passionale, permettetemi il termine, che è quella di Cristo. Dobbiamo però tenere presente che in questo cambiamento c'è un elemento che non cambia mai, ma che provoca il cambiamento, che è il desiderio. Nel cuore dell'uomo c'è un desiderio che è insito, è naturale, è antropologico, è proprio nell'uomo, è nella carne dell'uomo, che è quello di desiderare il bene. Penso che un po' tutti qui desideriamo il bene personale e il bene degli altri, un bene che si traduce poi anche in quei sentimenti di felicità, di soddisfazione, di sogni positivi, di speranza nella vita e nel modo di pensare di ciascuno di noi. Ma questo desiderio nasconde proprio l'intimo desiderio dell'uomo di conoscere il Signore, di entrare in relazione con la verità. Ecco che da questo desiderio si esprime il fondamento della nascita della Chiesa e quindi del nostro stare qui. La Chiesa da dove nasce? Vi faccio questa domanda prima di passare la domanda a Maurizio. Dove nasce la Chiesa secondo voi? La comunità. Dove siamo nati? La comunità da dove nasce? Dalla famiglia, dallo stare insieme. Ma qual è il luogo dove il Signore dice: questa è la mia Chiesa? O questa Chiesa si edifica, cresce nella storia. Noi se siamo arrivati nel 2024, siamo arrivati cristiani, è perché c'è stata questa continua crescita nella storia. Qual è questa crescita continua nella storia? Che tiene la conoscenza. Ma vedete, c'è un luogo iniziale della Chiesa che esprime questo desiderio, ed è quello di comunicare una bella notizia. Ecco il senso di questo testo. Abbiamo ascoltato in questi giorni, era semplice la domanda, perché ce lo stanno dicendo gli Atti degli Apostoli, quando dicono proprio l'inizio della Chiesa. Questa Chiesa, cari amici, nasce in quel giorno di Pasqua, quando le donne vanno al sepolcro, lo trovano vuoto, nel dubbio, nell'incertezza, in quel desiderio di conoscere, di capire, vanno dagli Apostoli e comunicano una gioia, anche se abitata dal dubbio. E poi da questa gioia che convive con loro, ma nello stesso tempo coinvolge poi chi l'ascolta, Pietro e Giovanni vanno di corsa verso il sepolcro. E poi Giovanni sarà lo stesso che ritornerà insieme a Pietro e diranno agli Apostoli: abbiamo visto il Signore risorto. E poi gli Apostoli andranno nel mondo e annunceranno: abbiamo visto il Signore, anzi noi siamo quelli che abbiamo mangiato, abbiamo bevuto con il risorto. Dalla diffusione di una gioia che nasce dal desiderio di condividere una bella notizia, che è quella della Pasqua. Da lì nasce la Chiesa. Noi la Chiesa tante volte la vediamo come qualcosa di istituzione, a livello di muratura. Invece la Chiesa nasce dall'annuncio di una bella notizia. Ecco perché Maurizio ci consegna questo testo, penso. Perché prima di consegnare a noi la sua conoscenza, i suoi studi, il suo tempo, condivide con noi quell'eco della Pasqua che è iniziato tanto tempo fa, e le sue parole scritte qui su bianco
sono espressione di quell'annuncio iniziale, di quel desiderio di condividere una bella notizia. Allora, Maurizio, com'è nato questo testo? Allora, tu hai usato una parola fondamentale, che è una parola chiave di questo libro e che costituisce anche il titolo di uno dei 10 percorsi. Il libro consta di un'introduzione nella quale parlo un po' della sfida dell'evangelizzazione, delle difficoltà nell'annuncio del Vangelo oggi in questa epoca appunto despiritualizzata, scristianizzata. Una sociologa, Rosa Alberoni, alcuni anni fa scrisse proprio un libro, La cacciata di Cristo. La cacciata di Cristo dall'Occidente, dall'Europa, l'Europa che è profondamente culturalmente cristiana. È proprio da questa Europa che viene cacciato via Cristo, basta vedere anche le leggi che si sono susseguite nel corso degli anni. Ma la parola magica è desiderio, che dà il titolo anche ad uno dei 10 percorsi. Quindi dopo l'introduzione ci sono 10 percorsi molto concreti in cui io sperimento vari linguaggi, uso il cinema, la musica, la letteratura, la poesia, la filosofia, l'arte. E quindi desiderio è il titolo di uno dei 10 percorsi ed è penso l'essenza di questo libro, ma credo l'essenza di ogni cammino cristiano. Ogni cammino cristiano nasce da un desiderio. Siccome io sono un patito per l'etimologia, parto sempre dall'etimologia anche nei percorsi che sono appunto riportati nel libro. Desiderio deriva dal latino desidera, che significa mancanza di stelle. E allora quando noi cerchiamo una felicità, una pienezza, in sostanza abbiamo nostalgia delle stelle e le stelle ci rimandano inevitabilmente a Dio. Chi ha guidato i re magi verso la capanna? La stella cometa, sappiamo, le stelle, gli astri. Vincent van Gogh, quando ha fatto quei bellissimi cieli stellati, diceva: quando io ho nostalgia di Dio, quando io ho un sentimento religioso nel mio cuore, esco di notte e dipingo le stelle. Quindi le stelle, vedete, sono anche Dante, conclude le tre cantiche della Divina Commedia con la parola stelle. L'inferno finisce, uscimmo e rivedemmo le stelle. Il purgatorio, pronti a salire alle stelle, e poi il paradiso con quella bellissima, sintetica e completa descrizione di Dio che è l'amor che muove il sole e le altre stelle, che tra l'altro è anche il titolo del quadro riportato in copertina realizzato da un mio caro amico artista salernitano. Quindi tutto parte dal desiderio. Il mio desiderio di annunciare il Vangelo e di annunciare questa bella notizia, perché il Vangelo si traduce solitamente buona notizia, ma c'è una cosa molto bella, perché in greco bello e buono si dice con lo stesso termine. Bello e buono, la stessa cosa, la calocagatia si chiama, cioè kalos e agatos, cioè bello e buono sono la stessa cosa, cioè una cosa bella è anche buona, una cosa buona è anche bella, e questo è il Vangelo. E allora questa necessità di annunciare il Vangelo nasce da questo desiderio mio, che voglio condividere con tutti, di incontrare Gesù, di stare con Lui, di intrattenermi con Lui, perché io mi sento un salvato. Io sento una profonda gratitudine verso il Signore che ha salvato e salva continuamente la mia vita. Quindi da che cosa nasce questo libro? Nasce dal desiderio di Dio, dal desiderio di annunciare il Vangelo e nasce soprattutto dalla gratitudine. Se dovessi trovare una parola che sintetizza un po' ciò che mi ha spinto, la parola è gratitudine. Maurizio diceva che dopo questa introduzione che ci fa comprendere che cosa significa annunciare il Vangelo in un mondo che cambia, di cambiamento. Il cambiamento l'abbiamo visto in diversi settori, in diverse situazioni della nostra vita. Ci propone 10 percorsi. Uno può dire, allora vabbè, già perché ci sono i 10 percorsi, questo fa parte per i catechisti, a me non tocca niente. Invece no, lui lo specifica fin dall'inizio, perché sono 10 percorsi che ognuno di noi può recepire, scegliere, a seconda di una propria modalità di ascoltare la parola unica del risorto. Perché sicuramente un po' tutti facciamo esperienza di questo, lo faccio io tante volte con i ragazzi già un po' più piccoli, penso le persone più grandi lo fanno con i propri figli o con i propri nipoti, quella difficoltà di percepire il linguaggio. Ma che stai dicendo? Non ti capisco. Oppure quando vediamo una persona anziana
in rapporto ad un ragazzo, ad un bambino con il cellulare in mano, dice: vabbè, ma io queste cose non le capisco. Siamo diversi e questa diversità ci esprime e si esprime anche nella diversità di linguaggi, diversità di carismi, diversità di modi di dire l'unica verità, l'unica parola di Cristo. Ecco perché ci sono questi 10 percorsi, 10 modalità di dire l'unica parola in 10 linguaggi, 10 modi diversi. Come diceva Maurizio, attraverso l'arte, attraverso il cinema, attraverso la musica. Ognuno di noi può scegliere, a seconda del proprio linguaggio, quel percorso per incontrare poi in quella strada unica che ci porta all'incontro con il Signore, che significa annunciare una bella notizia. Sicuramente quando una figlia è incinta, una mamma che cosa fa? Se lo tiene per sé questo segreto? No, lo condivide, lo dice. Anche quando abbiamo visto sia cose negative, tante volte il giudizio, il chiacchiericcio prende il sopravvento, ma Maurizio, penso, attraverso questo lavoro, prima di tutto ci indica una strada, che è quella del condividere, come lui ha fatto. Condividere una bella notizia, perché lì, cari amici, cresce la Chiesa. Non cresce nella capacità di noi preti nel dire o nel fare, nelle attività che l'Associazione Cattolica può fare, o nelle cose e devozioni che una comunità può vivere. Lì la Chiesa in un certo senso può rimanere pure un attimo ferma. Invece la Chiesa cresce in quella modalità di inserirsi all'interno di una novità, che è proprio bella notizia, che è proprio una verità che ci viene da questo cambiamento, da quello che noi viviamo. Saper avere uno sguardo profetico per annunciare, nello stesso tempo per essere poi capaci di ascoltare nella diversità dei linguaggi tutto questo. Ecco perché davvero cerchiamo di prendere a cuore il messaggio che ci viene da questo testo. Prima di tutto quello di sentirci all'interno di un cambiamento che ci dice che la nostra fede cambia, cresce. Quando ero bambino ragionavo da bambino, ora che sono uomo ragiono da uomo. Guai se qui ognuno di noi ha la fede del bambino di... No, ma ognuno di noi è chiamato a crescere, a cambiare, a rinnovarsi. E questo attraverso una diversità di linguaggi per dire l'unica parola. Ecco perché voglio fare, oltre a una domanda ancora a Maurizio, esperienza di quello che ho percepito. Diceva Don Mario prima, il prestigio di questo luogo. Quando sono venuto qui le prime volte e guardavo queste tele, in modo particolare le tele di Francesco Guarino in questa chiesa, e dicevo: ma sì, sono belle tutto quello, ma penso che ognuno di noi deve avere uno sguardo molto più profondo, entrare nel cuore di quel pittore mentre dipingeva il volto della Vergine, quel volto che richiamava la persona amata, un'amata che non poteva avere per sé. E quando era lì a donare qualcosa di bello per una comunità, come queste tele che annunciano la parola di Dio, annunciano il Vangelo, la bellezza di questa verità, nello stesso tempo nel suo cuore sperimentava il dubbio, la paura, l'incertezza, la difficoltà, il tradimento. Ecco che cosa significa vivere una fede incarnata. Ecco allora, Maurizio, un aspetto fondamentale che ritorna in queste pagine è proprio una fede incarnata. Che cosa significa questa fede che tocca la carne, che tocca la persona, una spiritualità incarnata, non astratta, non parole astratte, ma vere, che toccano i sentimenti, la vita e quindi l'intimità, questo cammino che dicevi di rientrare in se stessi per poi portar fuori questa bella notizia? Sì, io penso che ci troviamo in una società complessa, dove per complesso io non intendo complicata, lo è anche complicata, intendiamoci, complessa nel senso che più cose sono tessute insieme, anche qui le etimologie ci può aiutare, perdonatemi per questa mia debolezza per l'etimologia, complesso deriva da cum plexus, cioè messo insieme, le più cose messe insieme. Allora, per annunciare il Vangelo, e questo non solo l'ho studiato ma l'ho verificato sul campo, oggi più che mai è necessario utilizzare una pluralità di linguaggi per incontrare la pluralità di intelligenze anche,
perché studi recentissimi, Gardner per esempio, ha parlato della dualità dell'intelligenza. Non tutti accolgono le cose solo con l'intelligenza razionale, c'è l'intelligenza emotiva di cui ci parla Goleman, c'è l'intelligenza estetica, l'intelligenza del corpo, c'è un linguaggio del corpo. Ma vedete, non stiamo scoprendo nulla di nuovo, anche qui il maestro, l'unico vero maestro è Gesù. Gesù comunicava con il corpo, comunicava con i gesti, anche nella liturgia ci sono i segni. Cioè tutto questo mondo di comunicazione complesso è già contenuto nel Vangelo. Gesù ci parlava attraverso le parabole, attraverso i racconti, ma non aveva paura anche di affrontare discorsi teologici con gli scribi e con i farisei. Quindi a seconda degli interlocutori adottava un tipo di linguaggio. È quello che dobbiamo fare anche noi, non avere un linguaggio monocorde, monotematico, quello che si dice anche il linguaggio clericale, no? Che molte volte colpisce proprio noi ministri della Chiesa, ma un linguaggio vicino alla gente. In questo io penso che si possa oggi parlare di una incarnazione, di un'inculturazione della fede. Non bisogna scandalizzarsi se per incarnazione io intendo anche far arrivare la voce del Vangelo, la voce di Dio, attraverso uno spezzone di un film, attraverso una canzone. E dico questo perché 4 anni fa insegnavo in un liceo di scienze umane a Campagna e mi venne l'idea di parlare della Genesi attraverso una canzone di Mina e Celentano. Chi ci azzecca Mina e Celentano? C'è una canzone che si chiama Eva, e nel primo percorso, che si chiama In principio, così inizia la Bibbia, io faccio proprio, riporto proprio questa mia esperienza. Questa canzone parla di Eva, che insomma il tradimento, insomma il peccato originale, eccetera. Dopo che feci questa lezione per la prima volta, fu una sperimentazione, poi andai a fare lezioni in altre classi, alla fine della giornata, nell'uscire da scuola, vidi che quella classe in cui avevo fatto questo percorso cantava nei corridoi della scuola questa canzone, Eva. E allora dissi, ha funzionato, perché attraverso questa canzone si ricorderanno del discorso che gli ho fatto sul peccato originale, eccetera. E questo è un piccolo esempio, banale, ma con questo esempio voglio far capire che per incarnazione, per inculturazione, bisogna intendere, a mio modesto avviso, entrare nel linguaggio e nelle realtà umane tutte, perché dove c'è vera umanità c'è anche Dio, c'è anche il cristianesimo, tranne che nel peccato. Togliamo il peccato da mezzo, tutto ciò che è umano è profondamente cristiano, tutto ciò che è cristiano è profondamente umano. Io posso pregare Dio anche con il testo di una canzone, come riporto qui, di Fabrizio Moro. Per esempio, che c'è Fabrizio Moro? Ah, scandalo, eccetera. No, è una canzone bellissima, è una preghiera. Non è, ovviamente noi la interpretiamo come preghiera, lui l'ha scritta per la figlia. Però se io rivolgo a Gesù queste parole con il cuore, con amore, sia pure utilizzando il testo profano di una canzone di musica leggera, io credo che Gesù sia contento. Tutto ciò che è umano è profondamente cristiano, questa è l'incarnazione, tranne il peccato. Tutto ciò che è umano nel testo, e ora va di moda questa parola, si parla di transumanesimo. Chiediamo dove sta, non c'è andato, chiediamo a qualcuno. Che cos'è il transumanesimo? Secondo te, a primo acchito, transumanesimo. Attenzione però. Attenzione, mi sbilancia troppo. Però. Non rispondi. È quel trans non che, è quella che un po' cosa crea lì. Problemi. Che cosa significa transumanesimo? Perché a noi può far sorridere questo termine, ma in verità ci apre una strada che ha le sue difficoltà, ma nello stesso tempo le sue grandi potenzialità, soprattutto per le nuove generazioni. Sì, in effetti il peccato dell'uomo è sempre lo stesso, quello di voler essere Dio al posto di Dio. Non c'è niente da fare. Se andiamo proprio alla radice di ogni peccato e di ogni azione malvagia dell'uomo, c'è questo tentativo che è espresso nella Bibbia in tantissimi modi, non soltanto ovviamente il peccato originale, ma anche, che ne so, la sfida dei babelici, no? La torre di Babele, eccetera. E questo tentativo oggi si declina in una chiave ultramoderna, ipermoderna, che è quella dell'intelligenza artificiale. È quella di creare un uomo oltre l'uomo, di creare qualcosa che possa sostituire l'uomo.
pensate che gli stessi inventori dell'intelligenza artificiale stanno mettendo in guardia il mondo. Attenzione, la macchina non è l'uomo. Però c'è qualcuno che ha questa follia di creare addirittura una nuova religione. In America si parla di una nuova religione, il cui Dio è l'intelligenza artificiale. Quindi ecco un transumanesimo, qualcosa che va al di là dell'umanità. Ma la macchina non potrà mai avere una coscienza. Una macchina non potrà mai provare misericordia. Una macchina non potrà mai provare gratitudine. E quindi una macchina non potrà mai perdonare. E quindi una macchina non potrà mai incontrare Dio, che è tutte queste cose. E quindi siamo anche oggi in questo rischio. Un giorno, ecco, io lancio un po' la sfida, a chi faremo catechismo, come si suol dire, no? Agli uomini in carne ed ossa o agli ologrammi? O nel metaverso io non parlo più con i bambini, ma con l'immagine, ecco, con l'avatar, diciamo, no? Di questi ragazzi che mi... Cioè, ecco, il problema oggi veramente è serio. Siamo ad un bivio di profonda difficoltà antropologica. Cioè, qua il problema non è più neanche se Dio esiste o non esiste, perché la scienza ormai è, più avanti va, più ci sta dando prove dell'esistenza di Dio, le leggi della fisica, eccetera. Cioè, non è neanche tanto questo. Qui il problema è che si è perso l'uomo, si è perso proprio il concetto e l'identità di uomo. E noi dobbiamo fare un lavoro grande, grosso, come Chiesa, come cristiani. Ricostruire l'uomo, ricostruire, partire dall'antropologia. D'altra parte è il lavoro che ha fatto sempre Dio, perché la Bibbia non è tanto la teologia dell'uomo, cioè non raccoglie i discorsi che l'uomo fa su Dio, ma è l'antropologia di Dio, cioè il discorso che Dio fa sull'uomo. Cioè io, leggendo la Bibbia, pregando, entrando in una vita spirituale, capisco chi sono io e poi posso anche capire chi è Dio. Lo diceva anche Sant'Agostino: mi conoscerò, ti conoscerò. Ma lo dicevano anche i filosofi dell'antica Grecia: conosci te stesso. Se io non conosco me stesso, come posso conoscere Dio? Allora noi dobbiamo farci carico oggi, come cristiani, e siamo tutti evangelizzatori, non soltanto i ministri della Chiesa, tutti. Lo dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium: io sono una missione, dice, io proprio come cristiano, come battezzato, farci carico di una previa formazione umana. Se non c'è umanità, non posso neanche parlare di Dio. San Tommaso lo diceva tanti secoli fa: grazia perficit naturam, cioè se la grazia perfeziona la natura, ma se natura umana non c'è, e quasi sta perdendo l'identità umana, no? Anche per questi progressi, chiamiamoli progressi tra virgolette, dell'intelligenza artificiale, non ci può essere neanche l'annuncio di Dio. Vedete che grande compito ci aspetta, che grande sfida. È una grande sfida che tocca, permettimi, soprattutto anche noi all'interno. Tu dicevi, tutti siamo chiamati ad annunciare, a chi, come dice il prete giovane, eccolo qui, ma mia colpa, dobbiamo farlo anche noi ministri, perché in questo cambiamento è cambiata proprio la modalità. Papa Francesco, è bello quel termine che dice, bisogna annunciare il Vangelo con il dialetto popolare, il dialetto domestico, come si fa a casa. Se prima magari le persone più anziane desideravano incontrare il Signore, venivano in un luogo, oggi l'incontro con il Signore, incontrare quel Signore che è in quella carne che diceva Maurizio, in quell'uomo che è da ricostruire per far emergere quel Cristo che è lì, in quell'uomo, in quel bene, bisogna raggiungerlo l'uomo. Perché oggi in tutti i nostri discorsi vedo tanti catechisti, tanti educatori, tanti uomini e donne impegnati all'interno della comunità, un giovane, un bambino non ha proprio nel suo progetto mentale l'immagine della parrocchia o l'idea di incontrare il Signore. Ha la sua palestra, la sua piscina, alla scuola, alla famiglia, agli amici, ma quel tempo proprio nella sua struttura mentale del giorno, della settimana per il Signore non c'è. Quindi questo ci chiama ad essere tra la gente, ad essere sulle strade, nelle piazze, per ricostruire quest'uomo. Ricostruirlo non significa perché l'uomo si è perso, perché possa essere davvero riplasmato, perché il Signore l'ha fatto buono, siamo stati fatti tutti buoni dal Signore. Ecco perché l'annuncio tocca realmente l'uomo,
e lo tocca, perché l'annuncio che cos'è? Annunciare una gioia, che cos'è? Essere innamorati, lo dicevo domenica. Un innamorato, un appassionato, tocca più di una persona intelligente, che ti fa grandi discorsi. Chi ama si vede, chi ha studiato si vede, ma chi è appassionato a quello che ha studiato si vede ancora di più. Penso che Maurizio lo vede nel rapporto con i suoi studenti, ma lo vediamo anche noi nella famiglia, quando un figlio è innamorato realmente della sua moglie. Uno gioisce perché dice, non perché mancano i problemi, ma perché sa superare i problemi. Questa è la passione che nasce nei sentimenti e che ci chiama anche ad essere provocati nella fede, nell'annuncio. Raccontiamoci la nostra esperienza di Gesù, come ha fatto Maurizio con questo testo. Impariamo a raccontare il bene, basta parole che dividono, che giudicano, che creano il pettagolezzo di paese, all'interno anche delle comunità, chi fa cosa, chi... basta. È il tempo di annunciare Cristo, ma non un Cristo ideale, il Cristo che ha toccato la mia vita. Dobbiamo ritornare, come ci ricorda la parola di Dio di questi giorni, a raccontarci di Gesù, nei nostri discorsi, nei nostri incontri, anche dinanzi ad un caffè al bar. Dobbiamo avere il coraggio di raccontarci questa bella notizia per non essere indifferenti e soprattutto per toccare chi è indifferente. Altro tema che Maurizio sottolinea nel testo, anche nel sottotitolo, quando dice annunciare il Vangelo nell'epoca del disincanto, essere disincanto e nello stesso tempo indifferenti. A cosa? La nostra epoca particolarmente critica, perché una volta ci si confrontava con gli atei e con gli agnostici, e a me fa piacere confrontarmi con gli atei e con gli agnostici se hanno il desiderio di confrontarsi. L'ateo non crede in Dio, benissimo, confrontiamoci, no? Ci sono tante filosofie che non credono in Dio, tanti filosofi, tanti modi, pensieri, ideologie. Oppure l'agnostico è incerto, sta alla finestra, sta a guardare, non prende posizione. Bene, parliamone. Ma il dramma attuale è il dramma dell'indifferenza. Io non ne voglio proprio parlare. Cioè, il tema Dio non mi interessa proprio. Guardate, io soffro molto quando trovo, soprattutto tra i ragazzi, questo atteggiamento. Io cerco di sollecitare in loro delle domande, anche delle inquietudini. Perché la fede nasce dall'inquietudine, non dall'abitudine. Non vi scandalizzate, possiamo anche pensare di andare a messa per 50 anni, 60 anni e non abbiamo incontrato Gesù. Possiamo fare tutte le processioni, e qui Salofra tra l'altro è esperta di processioni, possiamo farle tutte, non vi dico non fatele, sennò Don Mario poi dice, dico possiamo fare tutte le processioni, tutte le messe, tutte le novene e non abbiamo incontrato Gesù. Allora il tema è quello di suscitare un'inquietudine. Non dobbiamo avere paura dell'inquietudine. I ragazzi, ma anche gli adulti, non vogliono affrontare il tema di Dio, rimangono indifferenti, perché parlare di Dio suscita un'inquietudine, suscita delle domande, mette in discussione, e io non voglio essere messo in discussione. Io voglio sopravvivere un giorno alla volta confortato dai miei idoli, dai miei divertimenti, dai miei piaceri, dai miei piccoli traguardi. Mi accontento di mangiare le briciole che cadono da tavola senza mai pensare che posso sedermi a tavola da figlio ed essere nutrito da un padre che mi ama. Allora, di fronte a un atteggiamento del genere, dobbiamo cercare di suscitare le domande, questo appetito, questa inquietudine, ma è molto faticoso, è molto difficile. Perciò è meglio parlarle con un ateo o con un agnostico che con un indifferente. Ma oggi l'indifferenza è molto diffusa. E questa è la cosa che mi preoccupa maggiormente, perché è poco vissuta la vita interiore, la vita spirituale. Se non entriamo dentro di noi, non lo incontriamo in Dio. Non lo incontriamo assolutamente. Spero tanto che anche gli eventi negativi del mondo, che Dio permette, non vuole assolutamente, Dio permette le croci, eccetera, possono farci svegliare. Permettetemi di dirvi che la mia decisione, anche la mia vocazione diaconale, nasce proprio da un'inquietudine, nasce da una perdita, nasce da un fallimento,
nasce dall'accettazione della mia fragilità, nasce dall'inquietudine. Io sono sempre andato a messa, sempre sono stato in parrocchia, ho fatto il catechista per tanti anni, perché a un certo punto ho deciso, ho sentito dentro di me, poi chiaramente la Chiesa mi ha aiutato, mi ha guidato, ha visto in me i segni della vocazione, ma è nato in me questo desiderio di servire il Signore più profondamente, perché io non ero felice, perché io non ero più a mio agio nei panni che indossavo prima. E quindi credo che questo dobbiamo cercare di suscitare negli altri. Noi possiamo indossare dei panni che ci rendono davvero felici, però dobbiamo avere il coraggio di perdere. Dobbiamo avere il coraggio di non essere indifferenti a questa voce che ci chiama, dobbiamo avere il coraggio di affrontare questa domanda, anche se ci inquieta, ma è un'inquietudine sana che ci porta alla libertà, alla vera libertà. Tu scrivi: occorre la passione, la tenerezza, la pazienza, la creatività, quel di più che fa la differenza tra un musicante e un musicista. Vedete, prima dicevo ci sono gli educatori, i catechisti. Io abbiamo Maurizio che è responsabile anche dell'ufficio catechistico diocesano, e lo dicevo, quando è stato? Mercoledì. Io non credo tanto nella catechesi, perché la vedo realmente fallimentare. Sono un po' più un metodo antico che faceva la propria esperienza e poi dopo capiva ciò che aveva fatto, era il metodo mistagogico dei padri, facevano i sacramenti e poi si fermavano a capire: ma cosa abbiamo fatto? Quello che tu hai visto, quella carne unta con l'olio del crisma, cosa è successo in te? È lì che quella dimensione di fede incarnata. Oggi invece abbiamo ancora questa dimensione di catechesi frontale, quando dinanzi a noi una fede anche un po' disincarnata, perché i sacramenti sono un po' confusi, prima il battesimo, poi la confessione si è ridotta semplicemente a un rimedio per l'Eucarestia, l'Eucarestia che è la fonte e culmine fatta prima della cresima, è un po' tutto confuso secondo me, ma non solo secondo me. Allora ecco che voglio chiedere a Maurizio di presentarci uno di questi percorsi, quello a te più caro. Sì, di questi, in modo da non semplicemente da accattivare il pubblico per comprare il testo, ma proprio perché possiamo sperimentare quello che tu dici. I percorsi di evangelizzazione che propongo in questo libro vogliono essere, senza alcuna pretesa naturalmente, una sfida per l'annuncio del Vangelo attraverso una necessaria sintesi tra le varie forme di cultura e di linguaggi. I bambini, i giovani, ma anche noi adulti, ognuno di noi ha delle passioni, dei talenti, dei carismi. Quanto realmente noi, che siamo tutti chiamati ad annunciare questa bella notizia, facciamo in modo che l'altro possa emergere e quindi annunciare il Vangelo, la gioia di aver incontrato il Signore attraverso i propri carismi? Se quel ragazzo sa suonare, se quel ragazzo sa recitare, se quella persona ha quel carisma, quella modalità espressiva, sono capace realmente di metterlo non su un piedistallo, ma renderlo protagonista della mia vita e della vita di una comunità, e quindi testimone di questa gioia. Questi 10 percorsi, attraverso la riscoperta di questi linguaggi, di queste modalità, possono essere per noi un esempio. Allora Maurizio, quello a te più caro. Allora, una premessa simpatica. Allora, il libro è di 214 pagine. Allora, Don Bartolo, però sì, va studiato, ve lo anticipo, non è una piano lettura, piano. Va letto piano piano, non è una lettura da spiaggia, è una lettura da salotto. E poi dice che nella Chiesa lo Spirito Santo non c'è. Su 214 pagine, Don Bartolo ha letto prima un paio di righi che sono state scelte anche dall'arcivescovo Bellandi quando abbiamo presentato il libro a Salerno. Ma siamo in sintonia, no? Quindi vedete lo Spirito Santo quando parla del musicista. E allora io dico qui, scusate, mi tolgo gli occhiali. Allora, occorre la passione, la tenerezza, la pazienza, la creatività, quel di più che fa la differenza tra un musicante e un musicista. Quindi bisogna passare, dico, dalla musica, che è la catechesi, al musicista e il catechista, e dal musicista e il catechista all'orchestra, la comunità.
perché è una comunità che educa, non il singolo. E questa frase, queste poche frasi, sono state scelte dall'arcivescovo per presentare appunto il mio libro, e ha detto: guarda, io ti devo confessare che ti ho copiato, perché in un incontro che aveva fatto qualche giorno prima, ho usato questa espressione del tuo libro, ho fatto questo paragone tra musicante, musicista, musica, eccetera. Quindi evidentemente avete colto la stessa cosa, mi fa piacere. Allora posso tacere, perché concludo qui. No, mi fa piacere che è stata colta questa cosa, perché in effetti l'evangelizzazione è proprio un'arte. Quando uno, anche, ma è un'arte che si apprende, è come l'amore. L'amore è un'arte, no? Un amore anche coniugale è un'arte. Si apprende con il tempo, nessuno nasce imparato, no? Voglio dire, anche lo strumento musicale si apprende con il tempo, con la pazienza, e anche annunciare il Vangelo è un'arte che si apprende, se c'è questa passione, questo amore. Veniamo al percorso, ovviamente sono legato a tutti i percorsi, però uno in particolare sento di proporre sempre ai ragazzi a scuola, si chiama la perfezione, perché è molto attuale, oggi in questo mondo si pensa che una persona vale se gli va tutto bene, se c'hai soldi, se c'hai successo, se c'hai amicizie e tutto quanto. E quando queste cose non accadono, perché non accadono se non a pochi, ci sono anche tanti problemi, anche di natura psicologica per i ragazzi. Ecco, allora, partendo proprio da una frase di una canzone di Marco Mengoni, Esseri umani, che dice: devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Ecco, questo, io sono partito da questa frase, ed è proprio così. Non esiste la perfezione. Gesù ci invita ad essere, siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli, ma mica dice siate perfetti nel senso che non dovete sbagliare mai. Tutti sbagliamo. Quale perfezione ci indica Gesù? La perfezione dell'amore. Cioè la tendenza, il tendere all'amore, non la perfezione a non sbagliare mai. E quindi, sempre parlando di musica, nei migliori anni della nostra vita, Renato Zero dice: tutti vogliono tutto per poi accorgersi che è niente. Vedete come la musica leggera, per esempio uno dei vari linguaggi, ci aiuta tantissimo. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che è niente. Ma non è quello che ha detto Gesù nel Vangelo. Non accumulate ricchezze, no? Non accumulate per voi tesori dove la ruggine consuma, no? La tegnola consuma, cioè accumulate tesori in cielo. Non vi preoccupate del domani, no? Beati i poveri in spirito. Ad ogni giorno basta la sua pena. Non è la stessa cosa, detta in parole diverse. Vedete come magari un ragazzo il Vangelo non se lo legge, ma magari una canzone di Renato Zero la sente. Oppure un'altra canzone, anche cantanti più recenti, più vicini a loro. Anche se, vi dico la verità, faccio sempre più fatica nella musica quando guardo Sanremo a trovare qualcosa. Però ho trovato qualcosa di bello, come Mr. Rain, quella bella canzone, no? Con quei bambini, con quel coro. Supereroi. Ecco, qua c'è un solo supereroe, che è Gesù. Lui è perfetto. Però noi come possiamo diventare perfetti? Ce lo dice la Gaudium et Spes, numero 41. Chi segue Gesù, l'uomo perfetto, diventa anche lui più uomo. Cioè noi non siamo perfetti perché ci perfezioniamo da soli o perché raggiungiamo dei grandi risultati, ma perché seguiamo colui che è perfetto. E questa è la perfezione della vita. E poi, tra l'altro, in questo percorso faccio riferimento anche a due film. Ve ne cito uno solo, In Time, un film particolare in cui in una epoca futuristica, 2169, la gente ha a disposizione migliaia e anche milioni di anni. Il tempo è diventato letteralmente denaro. I ricchi ovviamente hanno migliaia e migliaia di anni, quindi una vita quasi immortale, e i poveri sempre di meno. Quindi i poveri muoiono perché devono ogni giorno guadagnarsi quell'ora di tempo in più, i ricchi invece accumulano migliaia e migliaia e migliaia di anni. Una vita infernale. La perfezione quindi non consiste in una vita lunghissima. Che cosa dovremmo dire di tanti santi che sono morti giovani? Carlo Acutis è morto a 15 anni. Ha realizzato in 15 anni molto di più di quello che hanno realizzato tanti in 100 anni di vita. Allora la vita non vale per quanto dura, ma per quello che c'è dentro nella vita. Infatti c'è anche una frase di Luciano De Crescenzo, molto famosa in un film,
Molti si sforzano di allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla. Qual è la perfezione? È una vita larga, non una vita lunga. Qual è lo sforzo dell'uomo moderno? Quello di allungare la vita. Ma tu la puoi allungare quando vuoi tu, ma il problema è che cosa hai vissuto. Alla fine della tua vita, guardandoti dietro, che cosa hai? Ecco, questo è il concetto di perfezione cristiana, che non dipende dalla quantità delle cose, nemmeno dalla quantità degli anni che tu hai vissuto, ma come hai vissuto, quanto amore hai lasciato su questa terra. Quando ci presenteremo davanti a Dio, dice Benedetto XVI, noi porteremo soltanto ciò che abbiamo scritto nelle nostre anime immortali. Ecco perché lui ha potuto dire in maniera meravigliosa, qualche giorno prima di morire, quando ha scritto il suo testamento, non mi preparo ad una fine, ma ad un incontro. La perfezione della vita è viaggiare verso questo incontro. Che arrivi oggi, che arrivi fra 100 anni, è indifferente. Invece parliamo col mondo di oggi, vogliamo vivere 100 anni in buona salute, morire in buona salute. Cosa bella morire in buona salute? Vi ricordate che una volta si faceva una preghiera, liberami Signore dalla morte improvvisa. Ecco, si aveva questa prospettiva, questa dimensione, perché io mi devo confessare, mi devo preparare a questo incontro. La perfezione della mia vita è essere abbracciato da Dio e accedere, entrare nella vita eterna. Oggi tutto il contrario. Ah, è morto subito, non se ne è accorto proprio. Che bellezza, che bella morte che è fatta. Qua nessuno vuole soffrire, intendiamoci. Però capite la diversa prospettiva sul concetto di una vita perfetta, bella. Vita perfetta, soldi, salute, 100 anni e morire subito di notte e te la vado pensiero. Vita perfetta. Questo è proprio contrario al concetto di vita perfetta secondo il cristianesimo. Uno studioso quando prende un libro va all'indice. Tante volte penso ai libri che ho acquistato in questo tempo di studio, non è che leggi tutto il testo, leggerai quel capitolo, quella situazione perché ti interessa. Un appassionato o un malato, un po' come me, di solito quando prendo un testo vado a vedere sempre a chi è dedicato, perché capisco un po' le passioni dell'autore, e l'ultima parola del testo. Ecco allora che Maurizio dedica questo lavoro alla sua famiglia. Allora ti faccio questa domanda che chiude anche un po' il mio incontro con te. La tua famiglia quanto è stata e quanto è importante nell'annuncio di questa bella notizia? E poi conclude il testo con queste parole. Dio abita nel cuore di ogni uomo, se non come presenza, almeno come nostalgia. Allora, qual è quella nostalgia che porti nel cuore e che può diventare per noi questa sera l'annuncio di una bella notizia? Sì, io devo ringraziare profondamente la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, che mi hanno consentito anche di stravolgere la mia vita. Veramente la vita che mi si è stravolta tra le mani. E ho faticato molto nel passaggio tra la precedente vita e l'attuale vita. E mia moglie è una donna straordinaria e dico sempre, il vero diacono in casa è lei, perché diacono significa servitore e lei davvero è una servitrice, e nel senso che dona veramente la sua vita a me, ai nostri figli, e quindi io ho da apprendere molto da lei. Io magari sono un po' più filosofico, un po' più così studioso, invece lei ha una immediatezza, una naturalezza nel compiere il bene, nel compiere gesti di carità, che per me sono davvero motivo di ammirazione e anche di emulazione, no? Perché mia moglie è veramente una persona così. E quindi ho veramente con tutto il cuore dedicato a mia moglie e ai miei figli questo libro, perché anche mi hanno sopportato e supportato nei tanti anni di studi. Io ho studiato 6 anni mentre continuavo a fare l'attività lavorativa precedente, e quindi ho dovuto sottrarre del tempo anche a loro, ma loro hanno capito questa mia inquietudine interiore, questo mio desiderio di cambiare vita. E vengo alla frase finale, appunto, la nostalgia. La mia più grande nostalgia, ed è anche il mio più grande desiderio, è quello di riuscire ad amare il Signore un po' di più ogni giorno. E avverto tutta
la mia limitatezza in questa. Ho nostalgia di un amore pieno, ho nostalgia di un cuore nuovo. Gesù ce lo promette, il profeta Ezechiele, no? Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. La mia nostalgia è la nostalgia di un amore perfetto, non più contaminato dai miei limiti. Li devo accettare però i miei limiti, la mia fragilità. Però la mia nostalgia è questa, la nostalgia di Dio, la nostalgia di un padre, la nostalgia di un fratello, Gesù Cristo, la nostalgia di una madre, Maria, la nostalgia della santità. Sono così lontano, sono così lontano. Però alla fine della mia vita vorrei almeno dire questo. Guardando dietro alla mia vita, vorrei dire al Signore, Signore, almeno ci ho provato. Allora, ti ringraziamo per questo dono che esprime questa nostalgia che nello stesso tempo diventa per noi annuncio di una bella notizia. Quindi grazie. Maurizio, per le tue fatiche, perché scrivere un libro non è semplice, ma ci vuole tempo, fatica e ricerca. Quindi grazie per questo, grazie per questo contributo che hai donato alle comunità, alla Chiesa. Ed ora passiamo la parola a Don Mario. Io esprimo il mio grazie ad ambedue, al Bartolo che ha stuzzicato Maurizio a parlare e a raccontare la sua esperienza di vita, e alla testimonianza che Maurizio ha dato, esperienza che ci ha commosso anche, la testimonianza che ci porta, vorrei dire ancora più bene, ad avere stima di questa persona che ci parla di Dio, ci mostra Dio, ci manifesta Dio. Perché chi è il cristiano? Colui che si sforza di mostrare il volto di Dio agli uomini. Gesù è il sacramento del Padre, la Chiesa è il sacramento di Cristo, ciascun cristiano deve essere l'immagine viva di Cristo, del desiderio della santità. E allora vi do il compito, se ci riesci questo compito. Noi ci apprestiamo alle 40 ore, come vi ho detto. Le 40 ore saranno un ulteriore approfondimento di questo discorso. Non perché mettiamo al centro il libro di Maurizio. No, assolutamente, no, no. C'è la parola. Assolutamente. Allora, io do a te questo compito. La parola che domina in questo testo è desiderio. Sì. E poi si conclude con quelle parole che hai detto. Sì. Ecco, giovedì tocca a te, che non ho chiamato nessun predicatore, te ne messi il predicatore. Quando arriva il predicatore, ma visto che fa. Poi voi siete esigenti, di chi è una bella prete, che essere dei buoni, di chi è questo, che sta, mamma mia. E allora, giovedì il desiderio, e saranno, lo dico questo perché ci sarà tutta l'azione cattolica che dovrebbe animare alla la messa delle 7, e lo sapete questo, o manifesta, parla chiaro, speriamo che l'avete letto, e penso che sia. Sì, assolutamente. Beh, intendo. Invece venerdì tocca a lui, e vorrei, e parteciperanno le figlie di Maria, speriamo che ci stanno, non so presente nessun'anno e l'Immacolato, questo me lo scrivo e me lo dico pure, non è che mi piaccia anche questo. E tutti i catechisti, tutti gli altri gruppi, e siccome soprattutto i catechisti, gli animatori, altre cose, dovranno comunicare il Vangelo può essere comunicato anche attraverso l'altro. Sempre Don Bartolo, uno studioso di queste cose, in deposito noi teniamo un ovale molto bello. È mosso. Lo riconobbero nello spezzare.
Bellissimo. Al centro della collegiata qui, c'è cioè, Santissima, porremo questo quadro e in pochi battuti, in pochi minuti presenterai questo quadro, in modo che far gustare a noi la bellezza di questo. A me che sto tocca fare? C'è pure di qualcosa. Allora, nel pomeriggio io farò, presiderò alla preghiera dei più piccoli col tema del girasole. A sera il mio discorso, la mia catechesi sarà su questo fiore che è meraviglioso. E quindi questo sarà il girasole al centro. Quindi, se voi volete crescere e comprendere e fare un transumanizzazione per dare posto all'uomo di cui Dio si interessa, sapete chi il Papa è stato che ha parlato di antropologia, di Dio per l'uomo? Giovanni Paolo II. Certo. Era un esperto in antropologia, l'abbiamo visto. E allora, ecco, venite. Se poi queste cose non vi interessano, se venite a meno voi, vedi che è strano, eh? Ah, non sono contento. È strano che si fermi, qualcuno se ne chiude da noi, creature personali con Maria Panza a casa. E i mariti già ti vogliono che peggio di più. E venite, tre sere, alle 7 di sera, 8:15, abbiamo finito, 8, dipende da chi parla, e poi abbiamo la chiusura domenica sera, che è una lode al Signore e un'invocazione dello Spirito sui nostri giovani, 40 giovani che fanno la cresima, ecco, lui si è meravigliato quando io l'ho detto, fuori di qua. 40 giorni, sì, 40 giorni, e che so, abbiamo fatto pure 180 una volta. E quindi è un tempo di grazia, è un tempo importantissimo, dove possiamo fare l'esperienza di un rapporto diretto con il Signore. Allora, molte volte in queste 40 ore, molte volte capita, che rosario, la gente si stanca, la gente vuole stare quel quarto d'ora, se tu gli dai qualcosa in mano per aiutarla a pregare, ma desidera il silenzio. Io ho detto che la mattinata è solo silenzio, dopo la messa delle 10 fino a mezzogiorno è silenzio. Il silenzio ti mette in crisi, eh? Come alcune domande del Vangelo o del sacerdote che spiega il Vangelo mettono in crisi. Sembra che un prete fosse ammazzato, ma non fosse ammazzato. Se le pone prima lui le domande, poi le fa. E poi nel pomeriggio diamo pure spazio a chi è da cantare, Gesù, io amo te. Facciamo cantare pure, è importante. Anche questa è un'espressione di fede e di amore. Però vedete, noi sacerdoti ci teniamo molto. Abbiamo questa ricchezza dell'Eucaristia e dell'adorazione pubblica dell'Eucaristia. Noi la faremo in occasione del Buon Pastore. Fratta invece farà in occasione del Corpus Domini, per prepararci alla festa del Buon Pastore, che è domenica prossima, e alla festa del Santissimo Sacramento, con questa presenza reale del Signore. Perché se noi coltiviamo, giova soprattutto a noi della nostra umanizzazione, perché dobbiamo diventare più uomini per poter mostrare il volto di Dio, secondo me. Grazie di cuore. Volevo dirvi, io penso che c'è la curiosità di leggere, non solo per una volta, che due ci se ne vanno, perché è scritto troppo piccolo, questa è un'osservazione, un tipografo, ci sta. No, no.
E non si massano poche carte più, se non sono scritte più grosse. Se voi che le persone oggi non sono più abituate a leggere, ma vogliono avere tutto grosso, pure la canzone, non sa. È un carattere 12, un carattere 12, 12 normale. E tu hai scritto 250, cada volta scrivono qualcosa in me, infambatissimo. Va bene, il rigore può prenderlo, che era bello contribuendo, alla porta della chiesa, cioè c'è l'editore, sì. È disponibile a darmi questa cosa. Grazie. Voglio ringraziare anche, ci sono alcuni studenti che mi vogliono bene, io anche li voglio molto bene, che sono venuti questa sera. Grazie. Grazie a tutti voi. C'è tutti. Io vedo che le piantine possono essere un regalo per me. Sì. Diceva che c'è l'assessore alla cultura. Ah, pure per me, grazie. Attenzione.